occhiali appannati, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Stamattina qualcuno non ha suonato la sveglia perché qualcuno ieri sicuramente le ha levate. Non so chi, ma qualcuno le ha levate. Così ho dovuto portarli io a scuola. Adesso mi sono presa questi 2 secondi per appunto salutarvi, per dirvelo, perché devo correre giù che Manuel e Giorgia sono da soli con Pia. E niente, quindi anche se la sveglia non ha suonato, mi sono svegliata 10 alle 8, per fortuna entrano alle 8 e mezza e quindi li ho fatti vestire, preparare e li ho portati su io. Sono già entrati, adesso torno a casa. Ma andremo anche ad operare lì. Giuliano ha adottato il cognome completo cognome, ma in realtà anche lei di cognome faceva Petolicchio. Ma per Petolicchio è il suo cognome? No, magari dai nomi allo stesso passo di conseguenza. E per quello che hanno. No, passa solamente che la Giuliana dice per gentil cortesia. C'è la bambina che è davanti al telefono. Non toccare, Bera, non toccare. Ciao! Ciao! Ci vede la mamma? Vieni qua, così poi vedono anche te, vieni! Ciao! Ciao! Vieni! Ciao! Ciao! Allora, non mi piace stare con loro di sopra mentre fanno video lezione, però ho notato che se non sto io lì, diciamo col fiato sul collo, loro si perdono via, magari guardano il telefono, quindi non stanno concentrati. Perciò ho deciso che al mattino sto su con Pia, intanto faccio i letti, in questo caso ho anche aggiustato, cioè ho riordinato là dove c'erano i libri e nell'armadio dei vestiti per stare in casa. Pia è stata abbastanza brava, poi hanno avuto comunque una giornata abbastanza tranquilla dove più che altro i professori spiegavano. Manuel ha le cuffie quelle da gaming, quindi praticamente non sentiva niente di quello che stava succedendo fuori. Giorgia ha avuto pochissime video lezioni in cui veniva spiegato qualche cosa invece, perciò ha avuto anche un periodo di vuoto dove non aveva niente da fare e quindi niente, io ne ho approfittato per mettere un po' a posto e per stare anche con loro in modo da tenerli diciamo concentrati, e più o meno sto facendo così quasi tutte le mattine. E con la scusa metto a posto un pezzo di qua, un pezzo di là. Una volta questo armadio era bellissimo e ordinatissimo, adesso i bambini tra salvabuchi che hanno appiccicato là per scriversi i nomi e lì col bianchetto che lasciamo perdere, l'hanno ridata uno schifo. Però ho visto che dovrò andare poi a pulire comunque le porte perché le vedo un pochettino zozzute, quindi sicuramente in un prossimo video andremo a pulire un pochettino le porte della camera. Nella bacinella vado a mettere tutte le cose che sono da portare giù, così almeno faccio poi prima e con 2 mani riesco a portare giù tutto.
quando esco a portare le bambine, loro sono sul terrazzo, però Olivia, come vedete, non si avvicina alla ringhiera. Invece Aggie sono uscita a prendere i bambini e praticamente mi sono accorta che questo giubbotto che sto usando si è rotto. La cerniera non si allacciava già prima e qua si sono rotti questi stringhini che tengono i bottoni, ma vabbè, mi stavo stretto perché ho questa pancia enorme. Comunque vabbè, adesso aspetto i bambini e niente, e poi torniamo in casa così pranziamo. Sinceramente non ho ancora idea di che cosa mangeremo, ma proprio niente. Boh, qualcosa mangiamo, Per pranzo oggi, ieri non abbiamo mangiato niente di che, per quello che non vi ho fatto vedere. Oggi invece mangiamo. Dunque, ero partita col fare una minestra di zucca, ma quando ho detto ai bambini cosa stavo cucinando, per fortuna che ci andava un po' per pulire, fare la zucca a pezzettini così, mi hanno chiesto di fare il risotto, quindi brodo che si sta preparando col dado ovviamente. E qua invece ho preso anche lo speck, infatti domenica che devo uscire dovrò andarlo a ricomprare all'Eurospin perché mi serviva per un'altra ricetta, ma l'ho usato per questo. Quindi ho fatto olio, soffritto di cipolla, speck e zucca a cubettini. Lascio soffriggere, bagnerò un po' la zucca in modo che inizi a cuocere, perché penso proprio che la cottura della zucca sia un po' più lunga. E poi andrò a cuocere il riso, ad aggiungere il riso e a cuocere il risotto normalmente. Intanto qui così il brodo si fa e niente. Quindi aspettiamo e vi faccio poi vedere il risultato finale quando è nel piatto. Che Giada sta facendo ginnastica e Gabriele finisce i compiti, io inizio a preparare la cena. E per questa sera volevo fare il pollo alla birra, visto che ho comprato 16 litri di birra, almeno usiamola, e quindi facciamo il pollo alla birra. Solo per Pia terrò una coscetta da parte e a lei gliela faccio bollita, perché è piccola, è troppo piccola. Quindi adesso staccherò una coscetta per Pia e 4 per Maurizio e Gabriele, che gli ho comprato appunto la loro birra, e tutte le altre invece sono per noi. Adesso bisogna passare le coscette nella farina, mettere un po' d'olio nella padella e poi mettercele dentro e farle soffriggere un po'. Io sto seguendo la ricetta di 55 Winston 55, che sono due ragazzi veramente veramente fantastici che seguo già da un bel po' e fanno delle ricette fantastiche e buonissime, perciò mi fido al 100%. Queste qui sono quelle di Gabriele e Maurizio e qui infatti c'è la loro farina senza glutine. Per la nostra farò uguale, ma non vi faccio vedere perché vi dico i passaggi che faccio per loro e poi vado avanti, se no non le fate rosolare un po'. Bisogna aggiungere rosmarino e cipolla tagliata così grossolana, mente, e adesso andiamo ad aggiungere la birra. La apro e la aggiungiamo insieme. Ma che senso? Mamma mia, quanta birra! Ecco perché non mi bastava solo quella di una bambina. Mamma mia, che c'è.
Adesso vado a mettere un coperchio e lasciamo cuocere un pochettino. Ogni tanto giriamo le coscette e poi ci vediamo al prossimo passaggio. Vieni, ma che cos'hai lì? Hai le bubù. Alla tua età, mi passi poi quelle due cose lì. Ale, bu, vedo che cos'è calcio. Ciao Pia, domani dobbiamo mettere a posto lì dai giochi assolutamente. C'è di nuovo un caos. Ciao Giorgia. Vuoi vedere? Te. Guarda là che c'è Giorgia. Hai visto che c'è Giorgia? Dì un po'. Ciao ciao, ci vediamo domani con un nuovo video. Sì, vabbè, anche parlare. 1, 2, 3.